Salve a tutti e bentornati in questo canale YouTube di animali domestici e dove trovarli. Oggi parleremo di Furasaki, ovvero le spighette delle graminacee. I Furasaki sono abbastanza, diciamo, abbastanza pericolosi, ma in realtà sono molto pericolosi perché alcune volte è possibile rintracciarle dal veterinario soltanto facendo ecografia e TAC. Quindi mi raccomando, stateci molto attenti. Allora, i posti dove si possono infilare per il cane o il gatto ovviamente spero che non lo lasciate nel giardino incolto, pulite il giardino sia per il cane che per il gatto. Qualora invece portate il cane in area cani, al parco, a fare trekking, mi raccomando, state attenti a orecchi, occhi, naso, bocca, ascelle e parti intime. Questi si infilano perché hanno la base della graminacea, come potete vedere, è alla punta e dalla punta poi risale su tutto il pelo. Si fa strada ovunque. Dalle immagini che vi faccio vedere non vi spaventate perché secondo me è meglio vedere, meglio sapere e poi in caso muoversi velocemente. Meglio fare prevenzione quindi. Allora, ogni volta che voi andrete in area cani, al parco, mi raccomando, spulciate bene il vostro cagnolino. State attenti ad alcuni atteggiamenti. Se inizia a starnutire forte, 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 tipo in sequenze da 5, 10, una ventina di volte, io non direi che il cane ha improvvisamente un'allergia, ma si è infilato qualcosa nel naso. Quindi portatelo subito dal veterinario. Decidete voi a questo punto se fare la clinica o l'ambulatorio. Secondo me l'ambulatorio può andare bene. Le orecchie. Il soggetto sicuramente tenderà ad inclinare la testolina, ne sono sicura perché ultimamente uno dei miei clienti ha avuto a che fare con le graminacee e stava tutto il tempo così, poverino, e a quel punto il cliente l'ha preso e l'ha portato, cercava di portarselo via, di grattarselo via. Ovviamente non ci è riuscito e il veterinario comunque l'ha estratto. Per fortuna. Dopodiché si può infilare negli occhi. Non è facile vedere questa patina che potrebbe avere. Comunque sicuramente inizia a lacrimare molto, è arrossato. Del nasino ve l'ho detto. Le zampe potrebbe gonfiarsi la parte. Comunque il più delle volte vedrete che ce l'avrà attaccato al pelo. Controllateli quindi bene, spazzolateli, controllateli e mi raccomando, divertitevi, non andate in giro con l'ansia perché insomma è un periodo un po' così. Quindi rimanete con noi, se mi volete seguire tutti i giorni potete farlo tramite Instagram, vi rispondo in diretta, non vi preoccupate, sono qui. Per oggi è tutto, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento.